Il vicepresidente del Cittanova, Mamone, che è collegato con noi. Buonasera e ben trovato su Stadio Radio. Buonasera a voi. Buonasera. Si parte con un pari. Com'è stato questo impatto con questo torneo di Serie D? L'impatto iniziale, la prima di campionato, è stata una partita che ha contrassegnato un buon inizio per la nostra squadra. Infatti dopo 3 minuti siamo andati in vantaggio. Sì, Crucitti e Dorato subito doppio vantaggio. Sì. Subito dopo il secondo gol di Dorato e dopo questa buona partenza è stata inficiata dall'infortunio, purtroppo, cos'è che accadono di tutto Crucitti, che ci ha portato a dover ridisegnare, anzi il mister ha dovuto rivedere un pochettino i suoi piani di partenza, per cui questa cosa ha un po' determinato le sorti della partita. Al netto dell'infortunio, Mamone, cioè la dimostrazione anche di un campionato difficile questo qua, che si va ad affrontare, ecco. Sicuramente il campionato è iniziato solo adesso, si parla tanto delle candidate alla vittoria, tra cui le squadre del Messina. Noi abbiamo potuto constatare oggi che effettivamente hanno un buon blasone, ci sono ottimi calciatori. Noi ci affacciamo appunto a questo campionato andando a fare il nostro e per quanto possibile cercare di fare un campionato tranquillo. Sì. Oggi la partita è finita 2-2, per noi si tratta di un inizio mai avvenuto, in quanto negli altri precedenti campionati la prima partita non l'avevamo mai pareggiata e nemmeno vinta, abbiamo sempre perso. E quindi è già un buon inizio, quindi questo ci fa ben sperare per quelle che sono le nostre. Però avete accarezzato l'idea della vittoria proprio all'esordio, poi da nuovo gruppo societario sarebbe stato davvero positivo. Ecco, portare a casa il risultato. Cioè, ora chiaramente Crucitti è un uomo importante, ridisegnare l'aspetto tattico della squadra chiaramente ha portato a questo 2-2. Non c'è stato modo, c'era un modo, ecco, secondo lei, insomma, per comunque portare la vittoria a casa, o va bene questo pari? Allora, no, di come si è messa la partita, diciamo che c'è stata una grande, possiamo attestare, una grande prova di carattere da parte dei nostri calciatori, perché noi abbiamo giocato il secondo tempo in 9, anzi in 10, e poi c'è stato subito dopo l'espulsione di un altro calciatore, quindi la terna arbitrale in qualche modo ha desunto che c'erano state delle situazioni di gioco che per cui ci doveva essere l'espulsione, specie la seconda, quella che è stata fatta in fitta a uno dei giovani nostri, direttamente a cartellino rosso. Insomma, in qualche modo si poteva pure moderare diversamente, però voglio dire, una giornata infelice può capitare anche per gli altri. Bisogna tenere imparare anche però a tenere, come dire, anche i nervi saldi, è importante, perché il campionato è lungo. Prossima gara, già un derby, ce ne saranno diversi anche qui in questa stagione, si andrà in casa del Rende, che oggi insomma ha tenuto bene il campo per una parte di gara insieme con la Cireale, poi è caduto, una squadra molto giovane, chiaramente in costruzione. Voi su cosa lavorerete in questa settimana? In questa settimana il mister sicuramente affronterà al meglio la prossima gara. Questa partita trascorsa farà da esperienza, quindi ormai è passata, si punta già a pensare alla prossima partita, per l'appunto con il Rende, che sappiamo essere una buona formazione, una buona compagine. Penso che questo campionato sarà così per tutte le partite, cioè io non intravedo squadre
che faranno diventare facile la vittoria, sì. Né per noi né per nessun altro, insomma, sarà un campionato penso equilibrato, sì. non c'è, a differenza degli altri campionati, non si intravede una vera e propria squadra ammazza campionato. Io vedo molto, molto equilibrio, torno a ripetermi, il Messina ha un buon organico, un ottimo organico, anche l'altra, l'SVC Messina, ha un buon organico, e poi ci sono altre squadre insomma che si affacceranno e faranno effettivamente vedere le proprie capacità. Però considero questo, a differenza degli altri campionati, un campionato che in qualche modo sarà molto equilibrato, certo. In ogni parte, sia dalla parte alta, parte centrale e parte bassa del tabellone, insomma sarà un campionato molto duro, molto arduo.